Ancora un rinvio, ancora un nulla di fatto per trovare il candidato ideale da contrapporre agli ufficiali Bottone e Lello De Prisco alle prossime amministrative di Pagani di maggio 2019. La riunione del centrodestra, tenutasi ieri sera nella sede della Lega di Corso Ettore Padovano, ha visto ancora una volta protagonista il partito di Forza Italia. Spiravento di tempesta in seno al partito, gli uomini del Cavaliere ancora una volta si sono fatti trovare impreparati all'appuntamento con l'onorevole Marzia Ferraioli, che ha demandato tutto al prossimo 18 gennaio per la presentazione del nome del candidato per il partito del Cavaliere. Ma non sono mancate le frizioni interne con l'attuale consigliere Maria Rosaria Esposito, con la quale resta palese una rottura su nomi ed obiettivi. Un incontro che è durato poco più di un'oretta, durante la quale si è fatto il punto sui programmi da presentare alla città. Presenti tutte le forze in seno alla coalizione di centrodestra, Emilio Bonaduce per Direzione Italia, l'onorevole Ferraioli, Maria Rosaria Esposito e Roberto Belfiore per Forza Italia, Antonio Piccirillo e Aniello Sicignano per l'UDC, Peppe Grassi, Massimiliano Uolo e Luigi Amendola per la Lega, ed una folta rappresentanza di Fratelli d'Italia, capitanata da Massimo D'Onofrio e Raffaelina Stoia, e con l'avvocato Giovanni Pandolfi in rappresentanza del professor Francesco Iannillo. Tanti gli interventi politici da parte degli esponenti delle varie anime della coalizione, soprattutto in merito a programmi e strategie da adottare nell'immediato futuro. Durante il briefing politico si è deciso anche di dare seguito anche a futuri accordi con le forze civiche della città per una coalizione di centrodestra allargata e forte in grado di ribaltare l'attuale conduzione politica di Palazzo San Carlo. Dunque, a meno di 150 giorni dalla competizione elettorale, in seno al centrodestra si naviga ancora nel buio per dare un nome ed un volto a chi dovrà concorrere per lo scranno più alto di Palazzo San Carlo. Le grandi manovre sono iniziate da tempo e c'è chi scommette che questa sarà una campagna elettorale al vetriolo e con tantissime sorprese ancora in serbo, soprattutto con chi è pronto a fare il salto della quaglia, qualora dovessero verificarsi situazioni che potrebbero ancora di più dividere il già frazionato polo di centrodestra.